Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dal campo dell'Olmo Ponte. Torniamo a seguire l'Under 17, formazione giovanile che si trova in questo momento in classifica a quota 13 punti. Sfida contro la Viterbese, sfida d'alta classifica. La Viterbese si presenta a questo appuntamento con 15 punti. Cominciamo subito con le formazioni. Dante Gioacchini per l'Arezzo manda in campo Migni tra i pali, poi Baldoni, Bux, Conteluca, Pellegrini, De Pellegrin, Canapini, Martelli, Steccato, Sestini e Anselmi. Andiamo a vedere anche la Viterbese allenata da Gianluca Ciancolini con Torelli tra i pali, poi Braccio, Pontualio, Oriolesi, Galli, Braido, Ferramisco, Moretti, Celesti, Colage e Stefani. C'è però puntuale, attenzione che con un break ha rubato palla Anselmi, in area di rigore Anselmi prova a metterla in mezzo, non ci è arrivato Steccato, insegue la palla Sestini, non ce la fa ad arrivare. Celesti che se l'è cavata bene con questo pallone. Attenzione allo scatto da parte di Stefani. Stefani cerca la conclusione. Palla fuori non di molto. Occasione per la Viterbese. All'improvviso il tiro di Stefani. Anselmi cerca di trovare spazio in avanti. Ancora Anselmi. Va a andare via bene Anselmi verso il fondo. Anselmi doppio slalom da terra. Lo mette dentro Sestini. Che occasione per l'Arezzo. Palla fuori. La quarta volta che Anselmi mette dei gran palloni dentro, conclusione di Sestini, pallone sul fondo. Baldoni che si è liberato bene, parte il cross, attenzione al limite, Martelli prova la conclusione a scendere, non era male per niente. Ha provato Martelli, l'Arezzo che ci prova dalla distanza. Pallone che è finito non di molto fuori dalla, rispetto alla porta difesa dal portiere Torelli. Poi lo spunto, ancora una volta Baldoni, che ha giocato una gara perfetta difensiva, ma quando può si propone anche in avanti. C'è lo stacco ancora di Martelli, l'arbitro continua a far giocare, lancio in avanti di Braido. Poi qui ottimo spunto di Sestini che apre all'improvviso per Anselmi, stavolta alla sinistra, Anselmi se ne va via benissimo, Anselmi sinistro! La parata di Torelli, la respinta del portiere della Viterbese. Che numero di Anselmi in area di rigore, si è bevuto un paio di avversari e poi la conclusione, si salva il portiere Torelli. Sestini, non è riuscito a controllare. Sul rilancio, attenzione che c'è lo scatto di Celesti che conclude, Migni! Migni, grandissimo intervento abbracciato dal suo capitano Pellegrini. Palla direttamente verso la porta. Non è scavalcato. Con molta cura Ferramisco, più che altro cerca di sistemare palla nella zolla giusta. Lungo il pallone, palo sul tentativo di Galli. La palla sbatte sul palo. Uno dei difensori della Viterbese sfiora il vantaggio, forse ha sfiorato qualcosa, ha toccato sulla punizione, pericolosissima la Viterbese. Romani riesce a resistere all'attacco di Oriolesi e poi fa partire il lancio, scatta Sestini, scatta soprattutto Anselmi, inseguito da Braido. Anselmi se ne va via, grande azione Anselmi, nel rigore parte il tiro, la respinta di Torelli due volte, la porta è vuota, salvataggio, non è finita. Romani quasi ha dato fastidio con Tenuca, poi Canapini. Ancora la respinta di Galli, poi Anselmi e poi il gioco è fermo. Ma che occasione per l'Arezzo, che occasione per l'Arezzo. Qui Anselmi, altra grandissima azione, è andato via. Ancora il portiere Torelli, bravo nel respingere. Poi si è creata una mischia abbastanza clamorosa dentro l'area della Viterbese. Conteduca, palla lunga, Romani prova a recuperarla. Buono lo scambio qui con Gnaccarini, palla dentro, attenzione per Teodori, ancora il portiere Torelli, si salva ancora la Viterbese. Subito Teodori ha avuto la chance appena entrato di trovare il gol.
Anselmi, va via di sfondamento. Ancora Anselmi, altro giocatore a sedere, ne salta un altro e poi riesce a dare a Teodori. Che azione di Anselmi! Ma quanti ne ha saltati? Colpo di testa di Fazzuoli, Viterbese che cerca con Centofante di andare a trovare Stefani. Stefani che lotta ancora con Baldoni. Poi Anselmi chiede forse il fallo di mano, insiste però la Viterbese con questa conclusione che è più insidiosa del previsto. Il portiere Migni la manda in calcio d'angolo. All'improvviso qui questa conclusione da parte della squadra di Ciancolini. Calcio d'angolo, deve soffrire l'Arezzo del recupero. Siamo al 47esimo, angolo battuto, palla dentro, c'è una carambola e poi riesce a liberare l'Arezzo. Questa mischia che si era creata, battuto corto, Stefani può andare quasi indisturbato al cross, la finta su Canapini, Stefani, Stefani e Canapini, Stefani lo salta, lo slalom, il cross, Oriolesi, Oriolesi, Migni, salva tutto. Che occasione per la Viterbese, grandissima parata, una paratissima presa di Migni che aveva salvato prima sul tiro da fuori e salva soprattutto adesso perché era una conclusione velenosissima questa dall'interno dell'area di rigore. Altro calcio d'angolo, parte di nuovo Piersante, la battuta col destro, altro stacco di Galli, la prende Migni, la prende Migni. Che sofferenza in questo finale dopo che l'Arezzo aveva avuto buone occasioni nel primo e nel secondo tempo. Adesso soffre la squadra Amaranto per cercare almeno di comunque prendersi questo punto. Siamo al 48esimo e 35, ormai agli sgoccioli. Canapini, intervento lì in mezzo da parte di Masini. Canapini finisce giù, non ci sono falli. Anselmi, bravo a difendere palla, poi l'arbitro però interviene. Ancora qui una scaramuccia tra Anselmi, l'avversario. Bux vuole tutti su perché forse questa è l'ultima occasione. Abbiamo superato il 49esimo. Bux, palla dentro, sperando in qualcosa di buono per l'Arezzo. 0-0. Anche De Pellegrini da qualche suggerimento. Bux va col destro, palla che arriva in area di rigore ma arriva direttamente tra le braccia del portiere Torelli e l'arbitro fischia alla fine. Finisce 0-0, una partita che poteva finire sia con la vittoria dell'Arezzo che con quella della Viterbese. Alla fine si prendono un punto tutte e due.